Poi provo a stare anch'io nei 5 minuti, perché sembra che la discussione è molto interessante. Prima cosa, la discussione è vera, non c'è le sparate, c'è una attenta riflessione da parte dei compagni sulle esigenze del movimento antagonista di classe che si esprime nei luoghi di lavoro per costruire un passaggio importante. A me sembra che questa assemblea sia molto importante per più motivi. Primo, perché rompe con quell'apartheid sindacale che dice che le lotte si fanno o fuori dalla CGIL o solo dentro la CGIL. Questo mi sembra che il primo passaggio importante sia che apriamo un confronto libero, un confronto franco, un confronto che tiene conto delle storie di ciascuno di noi, che non intende cancellarle, ma che prova a fargli fare un passaggio in avanti. Questa cosa purtroppo ce la impone la situazione. Una situazione dura, una situazione drammatica, una situazione che vede il movimento dei lavoratori di tutta Europa, nonostante le generosissime lotte di resistenza, che forse in altri paesi più che da noi si stanno tenendo, però sta riportando il dominio del capitale sulle forze del lavoro. Perché questo è l'impianto dello scontro che stiamo subendo, al quale stiamo dando delle risposte certamente inadeguate, sulle quali invece dobbiamo mettere molta più capacità di iniziativa, molta più capacità di risposta, sapendo però che siamo immersi in una fase molto difficile, una fase in cui nei posti di lavoro, e tutti noi siamo nei posti di lavoro giorno dopo giorno, c'è una rassegnazione molto forte. C'è una difficoltà enorme a immaginare di poter condurre uno scontro che abbia successo. Il livello dello scontro è talmente alto che fra i lavoratori sta passando l'idea che non ci sia nulla da fare. Questa è colpa anche del movimento sindacale. Evidentemente non siamo stati sufficientemente credibili fino ad ora con le nostre lotte, con le nostre iniziative, per dire che è possibile costruire momenti di resistenza che siano quel granello di polvere che inceppa l'ingranaggio. Guardate, noi abbiamo una responsabilità importante. Noi ce la siamo assunta come USB quando superando storie precedenti di separatezza e di diversità, abbiamo provato a costruire una nuova organizzazione sulla scorta dello slogan "costruiamo il sindacato che serve". Non il sindacato che serve a noi, il sindacato che serve ai lavoratori, che serve a far fare un passo in avanti alle lotte e all'iniziativa di classe. Ma oggi anche questo può essere insufficiente, anzi è senz'altro insufficiente. Io credo che nessuno di noi debba vivere nell'autoreferenzialità di quello che ha costruito fino ad oggi, e che tutti noi dobbiamo essere capaci di fare passaggi ulteriori. Fino adesso si è detto colpire uniti marciando divisi. Io mi auguro che usciamo da qua con l'idea che in prospettiva si colpisce uniti marciando anche uniti, e non solo insieme delle iniziative di lotta, ma facendo i passaggi che servono a tutti per costruire quegli strumenti che siano utili al movimento di classe. Io credo che noi dobbiamo essere, per esempio, bravi nella individuazione dei terreni di scontro sindacale. Io credo che noi non dobbiamo invadere terreni che siano terreni che ci riguardano sicuramente, ma che hanno altri ambiti, altri percorsi. Se noi saremo capaci, dentro i luoghi di lavoro, di ricostruire coscienza, di ricostruire strumenti di indipendenza, strumenti di lotta, noi daremo un grande contributo anche alla ricostruzione di un piano politico e sociale, che non c'è estraneo, ma noi oggi qui siamo delegati sindacali che tutti i giorni si misurano con la condizione dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Questo per noi è un punto che deve essere un punto fondamentale, e lo facciamo in assenza di democrazia. Lo facciamo da sempre in assenza di democrazia, compagni. Guardate, questa vicenda della FIO è una vicenda grave, ma è una vicenda che stava da 20 anni sul tavolo.
David Piaca all'articolo del 1995, da quel disgraziato referendum parziale sull'articolo 19 del Comune dei Lavoratori, voluto, compagni, da un pezzo della sinistra sindacale dell'epoca. Quel referendum ha prodotto un vulnus democratico gravissimo nei luoghi di lavoro. Il sindacalismo di base ha vissuto questi ultimi 17 anni praticamente in totale assenza di diritti. I lavoratori hanno vissuto nella impossibilità di avere, di dotarsi di strumenti sindacali fuori da CGL, CISL e UIL capaci di essere punto di riferimento reale. Quello che accade oggi alla FIOM è quello che è accaduto al sindacalismo di base negli ultimi 17 anni, eppure siamo qui a dire che al di là delle loro norme, al di là della repressione, al di là delle denunce, al di là dei tentativi di intimidazione, al di là dei licenziamenti, se i lavoratori sono disponibili alla lotta, devono trovare, possono trovare forme sindacali di conflitto capaci di portare avanti. Io credo che sulla questione dell'articolo 18, della controriforma Fornero, noi dobbiamo tornare in campo, perché non è che fino ad oggi non ci siamo stati. Abbiamo avuto lo sciopero generale del sindacalismo di base del 27 di gennaio, abbiamo fatto le lotte nei luoghi di lavoro, nei quartieri, abbiamo dato battaglia, la stiamo dando tutti i giorni. Io credo che dobbiamo nel più breve tempo possibile mettere in campo iniziative di lotta e di mobilitazione. Ho sentito che i lavoratori del pubblico impiego si organizzano per fare lo sciopero contro la riforma Fornero per il giorno 8. So che i trasporti urbani, i trasporti ferroviari hanno già individuato il giorno 8 come giornata di lotta e di mobilitazione. Facciamola diventare la giornata in cui lottiamo e scioperiamo. Facciamo il nostro. Portando al massacro. Dovremo sicuramente andare oltre. Nel lunedì scorso abbiamo incontrato il resto del sindacalismo di base, che pure mi sembra che qui sia un po' assente, e avevamo deciso insieme che l'8 e il 9 potevano essere due date giuste per mobilitarci. Venerdì con gli scioperi e le lotte, il sabato magari con le manifestazioni locali. Andiamo oltre, compagni. Accompagniamo tutto il percorso dell'approvazione della riforma e andiamo oltre ancora, non solo quello, ma mettiamo in conto la riorganizzazione, l'accumulazione delle forze per arrivare in autunno ad avere un movimento più cosciente, più solido, più unitario possibile per portare avanti fino allo sciopero generale la nostra iniziativa. Buon lavoro e grazie. Io mi allaccio all'intervento dei compagni che hanno fatto riguardo all'occupazione delle fabbriche, portando l'esperienza che stiamo vivendo nella provincia di Napoli e nello specifico nella città di Nola, nell'Interland industriale di Nola. Assieme ai lavoratori della ex Espona Sud abbiamo occupato l'azienda che è stata chiusa, la fabbrica che è stata chiusa dai lavoratori, e la stiamo riaprendo. Non ci siamo limitati solo all'occupazione, ma abbiamo iniziato a progettare con il piano industriale, con tanto di bilancio e previsione di bilancio, con la formazione di una cooperativa in assenza di un imprenditore che nella zona li conosciamo bene di solo, e abbiamo riaperto e stiamo riaprendo questa fabbrica. Si tratta di una vittoria già dal punto di vista politico che stiamo portando avanti. Si tratta oggi di chiudere capelli burocratici che vanno contro gli interessi dei lavoratori. Stiamo lottando anche su questa cosa. E certo, noi abbiamo costretto con la mobilitazione sia il comune di Nola a prendere posizione e sia a fare pressioni sulla regione Campania, ma ad intervenire anche sul comune di Napoli, portando questa esperienza nel comune di Napoli.
Allora ci stiamo a un buon risultato, pensiamo di continuare su questa strada, come stiamo facendo con la stessa cosa, visto che noi organizziamo anche i disoccupati, con l'auto-organizzazione del lavoro. La scorsa settimana abbiamo operato su una spiaggia di un quartiere popolare di Napoli, ripulendola. Abbiamo osservato le aree di lavoro dalle 9 del mattino fino alle 4 del pomeriggio e adesso stiamo cercando di farci pagare. È chiaro che loro non vogliono pagarci. Noi stiamo iniziando anche a progettare come andarci a prendere quello che ci spetta di diritto. Significa non solo, a secondo il nostro punto di vista, di una mobilitazione che tutti la guardano e la inquadrano soltanto con afficciare il contenitore a mezzo, come si dice a Napoli, ma significa anche come governare il nostro paese. Noi pensiamo che oggi c'è bisogno che tutti quanti si assumano la responsabilità e da qui faccio anche la proposta più concreta che entra nel dettaglio. Innanzitutto la mobilitazione per lo sciopero generale nazionale che bisogna costruire e che bisogna che sia il più ramificato possibile sui quartieri, si estenda anche nelle fabbriche, anche in quei luoghi in cui l'operaio, se non viene a scioperare, blocca la fabbrica o produce per appropriarsi della ricchezza che lui stesso produce. È chiaro, uno dice ma questi sono matti, questi sono pazzi. Sì, perché loro ci stanno ammazzando, il fatto che si impiccano persone, che muoiono le persone e il fatto che succedono catastrofi, loro dicono naturali, ma che si possono evitare, vanno nella direzione che loro ci vogliono ammazzare. A questo punto io divento pazzo e posso anche ammazzare loro. Come? Secondo loro ci stanno tutti i presupposti, anche a partire da questa assemblea, che sembra un piccolo parlamento, cioè lui potendo governare il paese, non limitare la nostra azione a restare fuori ai palazzi. Cioè, ma noi siamo fuori ai palazzi, parliamoci chiaramente, o agiamo e ci assumiamo la responsabilità con il voto e le organizzazioni sindacali, FIO, USB e gli altri sindacati di base, combattivi e conflittuali, hanno questa caratteristica che possono creare un'alternativa favorevole al paese, cioè al paese dei lavoratori e delle masse popolari. Possono governare noi, loro rappresentanti. E questa è la responsabilità politica che ci dobbiamo assumere. Non vogliamo che i nostri figli pagano i nostri errori. Ma da più di 30 anni, al di là che io sono in Italia da 20 anni, da 30 anni, qualcuno ci sta spiegando che il conflitto di classe non c'è più. Io penso che il conflitto di classe c'è, ma da parte del padrone. Questo conflitto, durante questi 20 anni, è stato fatto con una maniera soft. Per creare una società con una cultura capitalista che praticamente assume in casa senza reagire, c'è bisogno di due cose. Lo dice un amico per conto di un scrittore, di un grande della vostra storia. Io non sono italiano, ma voi avete partorito un grande della storia. Antonio Gramsci nel 1935. Due cose. Con le leggi e con un sindacato complice. Quindi cosa è accaduto in questo paese? Questo paese è accaduta prima la divisione, dividere, creare stracci della società che poi dopo trascinano i diritti verso il basso, a partire dagli immigrati. Gli immigrati sono stati attaccati, sono stati sfruttati, si è creato attraverso di loro un straccio di società debole che oggi trascinano i diritti verso il basso. Quando si parlava di tanti fatti, noi tutti gli altri pensavano che sono immuni.
ha fatto bene il compagno del pubblico impiego, che oggi ci ricorda anche quelli del pubblico impiego sono gli scienziati, ma è evidente che questo avverrà, perché questo è il loro sistema. Questa è la prima considerazione. La terza è che oggi noi viviamo in una società che non solo subisce perché praticamente è impaurita, no, subisce perché c'è chi oggi si spaccia e si maschera per il difensore dei lavoratori. Oggi volevo portarvi una testimonianza così viva, no? Siccome noi dalla BCE, dal Fondo Monetario Internazionale ci obbliga, no, a rinunciare, a fare dei sacrifici, a pagare un debito che noi non abbiamo pagato, si è passata un'altra cosa, si è passato che lì a Roma, sul Roma vicino, un albergo Lori Bellin, proprietario è Ranucci, la vera Ranucci del PD, esce con i sindacati complici con un accordo che io oggi vi spiego in due parole, no? Che oggi si chiede ai lavoratori di finanziare non solo il debito nazionale che non hanno fatto, ma di finanziare il padrone. Oggi il padrone dice, è vero, c'è un aumento di produttività dell'8,96, ma io ho dei debiti, ho 25 milioni di debiti e chiedo a ciascun lavoratore 3.600 euro lordi all'anno per pianare il mio debito, perché io devo investire sul Ponte di Formia, devo costruire un altro albergo, no, vicino alla stazione. Qui siamo arrivati alla frutta. Qui praticamente i lavoratori non solo pagano un debito nazionale, ma anche pagano il debito dei padroni. E quindi arrivo a concludere. Guardate, cari fratelli e cari compagni, qui c'è da fare una scelta di campo. Non c'è altro, o sta da una parte o sta dall'altra. Ma questo non vuol dire che qui, in questa assemblea così diviscia, no? Di provenienza di vari sindacati, sia quelli anche confederali, che è classici, standard, sia quelli di base. Non sto parlando di questo, sto parlando della scelta nostra, anche nostra come dirigati, come lavoratori. Dobbiamo fare una scelta di campo, è una scelta di classe. Quindi il discorso dell'8 giugno, 9 giugno, 15 giugno, non c'è, perché questa assemblea o assume la responsabilità e dice non ci sarà una data di sciopero, non ci sarà una giornata di mobilitazione, ma a partire dall'8 si comincia la mobilitazione fino a che questa classe non riprende i suoi diritti, altrimenti faremo come avete fatto fino ad oggi una giornata unitaria, così il giorno dopo il nulla. E per questo io personalmente non mi cemento, diciamo, a discutere, no, se era l'8 o il 15, ma faremo giornate di sciopero, perché questo attacco, un attacco di sciopero del presente e il futuro. Grazie.